funziona l'economia di uno stato totalitario? Beh, oggi parleremo di fascismo. Mussolini fu veramente uno statista come tanti affermano? Benvenuti su WhatsApp Economy e sull'economia del fascismo. Combattenti di terra, di mare, dell'aria! Parliamo di fascismo perché qualche settimana fa è avvenuto il centenario della Marcia su Roma, che ha un po' segnato l'inizio dell'epoca fascista, e anche perché un po' si fa sempre più discutere in ambito pubblico di chi è fascista e di chi non è fascista. E proprio in questo senso ho invitato uno storico in un'intervista sul secondo canale proprio per parlare dell'epoca fascista e di chi è veramente fascista, che vi consiglio caldamente di andare a recuperare per avere un po' di background storico su quello che fu veramente il ventennio fascista. Ma direi di parlare di economia in questo caso. Come scoprirete dalla live, il ventennio fascista è stato un periodo veramente caotico e sfaccettato, ma per dare un po' un'idea di quello che è stato, direi che almeno da un punto di vista economico si può suddividere il ventennio in quattro fasi ben precise. 1922-26, quello delle prime battaglie. 1927-34, il periodo delle leggi fascistissime, del consolidamento del regime e della crisi finanziaria. 1935-38, il periodo dell'autarchia economica. E infine il periodo che va dal 1939 al 1945, quello della Seconda Guerra Mondiale, che per molti è una cosa piccolina, un'inezia, visto che spesso viene detto che Mussolini ha fatto tante cose buone se escludiamo la guerra, come se fosse, non so, una piccola sciocchezza. Certo. Ma a parte questo, dal 1922 al 39 l'economia fascista ha una crescita economica media annua del 2,3%. Ecco, vedete? Abbiamo già trovato una cosa buona fatta dal fascismo. In realtà, la parte difficile di questo video è che ognuno di noi conosce la propria storia riguardo al fascismo, e molte delle campagne propagandistiche fasciste si sono tristemente sedimentate nel conoscere comune di noi cittadini, tipo ad esempio quella che il fascismo ha creato l'INPS e ha dato le pensioni agli italiani. Mo, va bene tutto, però ad alcune sono veramente banali come fake news. Basta scrivere su Google nascita INPS e scoprirete che l'INPS nasce nel 1898, anche se in realtà i primi contributi previdenziali ci furono già nel 1885. Quindi no, Mussolini non ha dato le pensioni agli italiani. L'istituto previdenziale, peraltro, ebbe diverse evoluzioni e ammodernamenti prima del ventennio fascista. Solo nel 1933 cambia nome in Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale. Insomma, non è che basta cambiare un nome a qualcosa e allora diciamo che l'abbiamo inventata o scoperta. Spero che almeno fin qui siamo tutti d'accordo. Durante il ventennio ci fu un accentramento di poteri e qualche riforma, ma l'istituto ebbe anche problemi di sostenibilità, in quanto fu ampiamente utilizzato come mezzo per assumere cittadini ben oltre le esigenze dell'istituto. E solo nel 1943 che si ebbe la conversione da INFPS al nostro INPS, attraverso un decreto che tra l'altro cancellava il partito fascista dalle istituzioni. Decreto che ho letto e che mi ha colpito molto, perché è come se nulla fosse, si cancellassero 20 anni di epoca fascista. Vi lascio il link in descrizione se volete vedere anche voi la Gazzetta Ufficiale di quel tempo. Ritornando però alle pensioni, è solo tra gli anni 60 e 70 del Novecento che nasce effettivamente il sistema previdenziale che abbiamo ancora tutt'oggi. Per fortuna è un po' anche no. Però detto ciò, vedete che in realtà la propaganda fascista ha ancora effetti su di noi a 100 anni di distanza. No, Mussolini non ha inventato le pensioni. Però l'economia fascista prima della Seconda Guerra Mondiale è comunque cresciuta, quindi ha fatto un buon lavoro Mussolini? Beh, scopriamolo. L'Italia, al tempo del ventennio, era un'economia trasformatrice, molto dipendente dalle materie prime estere, ma anche un grande esportatore di prodotti finiti. È chiaro quindi quanto gli andamenti delle economie internazionali abbiano pesato sul destino dello sviluppo italiano. Una curiosità è che le politiche economiche adottate durante il ventennio furono rinominate battaglie, proprio per evidenziare la forza e la risolutezza del partito fascista
anche in campo economico. La prima di queste fu la Battaglia della Lira nel 1926. Come abbiamo già accennato, l'economia italiana era sottosviluppata rispetto agli altri paesi internazionali, ma all'alba del fascismo i problemi economici erano abbastanza tranquilli rispetto a quelli che erano emersi dopo la Prima Guerra Mondiale. Se infatti ad esempio prendiamo i livelli di inflazione nel 1920 e 21, in Italia sono pari al 31,4% e al 18%, valori molto alti. E anche la questione del debito pubblico e del deficit pubblico esplosi durante la Prima Guerra Mondiale, all'inizio del periodo fascista non erano più problemi così gravi. Nei primi tre anni fascisti quindi l'inflazione rimane bassa, per poi esplodere nel 25 e 26. Questo perché in due anni la bilancia commerciale era in forte deficit. Avevamo praticamente troppi debiti dall'estero. I capitali esteri a questo punto iniziavano ad andarsene dal paese e per mantenere le esportazioni competitive la lira si svaluta. Quando gli economisti parlano di svalutazione si parla di un peggioramento del tasso di cambio. Ad esempio attualmente viene scambiato un euro per un dollaro, quindi il tasso di cambio è pari ad 1 su 1. Se invece il tasso di cambio peggiora nei confronti dell'euro, significa che ad esempio ci vorranno più euro per comprare un dollaro. Ecco quindi che in questo caso il tasso di cambio si è svalutato. All'inizio dell'epoca fascista il tasso di cambio lire sterlina era pari a 90 lire per una sterlina. Però a causa di questi problemi che abbiamo appena detto, nel 1926 arrivò addirittura a toccare le 150 lire per sterlina. Quindi il tasso di cambio si era svalutato tantissimo. Effettivamente la situazione richiedeva un intervento per stabilizzare il tasso di cambio, però purtroppo la risposta di Mussolini fu estremamente drastica. Si introdusse quota 90. No, non sto parlando di pensioni, bensì di una serie di interventi per cercare di far ritornare la sterlina a un livello di tasso di cambio pari a 90 ad 1. Questa mossa però deriva da una volontà di Mussolini di ricostruire un po' il prestigio dell'economia fascista agli occhi sia nazionali ma anche internazionali. Quindi, come vedete, anche in questo caso è stato fatto molto un discorso di propaganda piuttosto che un obiettivo di economia. Infatti non è un caso che quota 90 richiamasse il tasso di cambio prefascista. Di razionale quindi la misura ebbe ben poco. Infatti, secondo l'economista Toniolo, tristemente scomparso purtroppo qualche giorno fa, il cambio ottimale nel 1926 sarebbe stato di 120 lire per una sterlina e non di 90. Addirittura Keynes fu scettico rispetto a questa battaglia. Infatti scrisse che la lira non obbedisce nemmeno ad un dittatore, né si può dare per questo l'olio di ricino. Keynes però si sbagliò. Infatti nel 1927 la lira riuscì a raggiungere nuovamente il tasso di cambio di 90 ad 1, favorendo in questo caso le classi industriali vicine al regime, che avevano ottenuto delle importazioni più economiche proprio grazie al tasso di cambio e dei salari tagliati a causa anche dell'inflazione. Insomma, terreno fertile per i loro profitti. Addirittura in quegli anni la lira riuscì a superare quota 90, diventando una moneta troppo forte per l'economia italiana. E per cercare di ristabilire quota 90, a quel punto si introdussero delle politiche economiche come ad esempio quello del taglio dei salari ai cittadini. Insomma, politiche economiche che solo uno stato dittatoriale poteva affrontare. Per farvi capire quanto la battaglia della lira era una questione troppo ideologica e non razionale ed economica, pensate che durante la depressione del 29-33, ad esempio il Regno Unito e gli Stati Uniti, che erano collegati al gold standard, lo abbandonarono per cercare di dare un beneficio all'economia, alle loro economie, mentre il fascismo continuò a mantenere il suo tasso di cambio imperterrito, nonostante magari sarebbe stato più comodo staccarsi per cercare di far risollevare l'economia dalla crisi finanziaria del 29. L'abbandono di quota 90 e del gold standard ci fu solo il 5 ottobre del 1936, ma non per volere di Mussolini, ma perché praticamente furono costretti a causa della monetizzazione del debito pubblico dello Stato italiano. In quel periodo si cercò anche di calmierare i prezzi per tenere su questa battaglia della lira, ma tutto ciò rese ancora più grande l'esplosione inflattiva del 44-45, con un'inflazione che toccò il 344% nel 44 e il 97% nel 1945.
spinto dalla volontà ideologica di sfamare gli italiani e contro il parere degli esperti, Mussolini nel 1925 fece la battaglia anche al grano. Per ottenere ciò, Mussolini introdusse dei dazi al grano estero in modo tale da renderlo più costoso e quindi limitare le importazioni, e in più aggiunse anche delle sovvenzioni all'industria agricola italiana in modo tale da convertirla alla produzione di grano. Tutto quello che ottenne però in realtà fu un rallentamento dell'industria agricola, che a quel punto si stava concentrando troppo su un settore a basso valore aggiunto, cioè che creava troppa poca ricchezza. E inoltre quello che ottenne Mussolini fu una riduzione del consumo pro capite di grano, in quanto la battaglia non fu sufficiente a sfamare la popolazione, vista la grande indigenza degli italiani durante il ventennio. Per i fascisti la protezione di alcuni interessi economici era fondamentale per preservare il loro potere. Come infatti scrisse anche Silos Labini, subito dopo salito al potere, il partito fascista pagò il conto per gli aiuti finanziari e politici ottenuti negli anni precedenti dalla grande borghesia. Il governo decise, tra le altre cose, di riformare il regime fiscale a favore dei privati e dei trasferimenti ereditari, salvare con denaro pubblico alcune banche, mantenendole comunque private, trasferire la rete telefonica a società private e tanto tanto altro. Tutto ciò avvenne non solo per l'industria, ma anche all'interno del mercato del lavoro. Potrei citarvi ad esempio la legge di sistemazione degli avventisti squadristi presso amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, che citava proprio il fatto che tutte le persone iscritte al partito fascista da lì in poi assumevano pianta stabile all'interno delle istituzioni pubbliche, ovviamente discriminando i lavoratori. Oppure ancora nel 1926 ci fu l'abolizione dei sindacati e il divieto del diritto di protesta, un grande favore per gli industriali. Un'ulteriore discriminazione nel mondo del lavoro ci fu per le donne, che secondo il partito fascista avevano il compito di procreare per rendere grande e prospero la nazione Italia. Infatti, come scriveva lo stesso Mussolini, bisogna essere forti prima di tutto nel numero, poiché se le culle sono vuote, la nazione invecchia e decade. In questo senso, infatti, furono favoriti i lavoratori con famiglia o con un numero di figli molto grandi. Venne introdotta addirittura la tassa sui celibi, nata nel 1927 ed incrementata nel 28 e nel 34. Oltretutto, con il blocco alle migrazione e con questa politica demografica estremamente espansiva, tutto ciò non fece che aumentare il problema di indigenza all'interno della popolazione italiana. Insomma, come vi ho accennato, gli strumenti economici furono utilizzati come propaganda oppure per accentrare il potere del partito fascista e non invece per dare del benessere sociale ed economico alla popolazione. Stesso discorso vale anche per le infrastrutture. Tipo strade o ferrovie ebbero in epoca fascista un lento sviluppo. Per non parlare tra l'altro delle bonifiche, una grande attenzione politica è stata messa in questa battaglia economica e infrastrutturale, a tal punto che nel 1928 uscì una legge sulla bonifica integrale che prese il nome addirittura dello stesso Mussolini. Infatti ci fu la legge Mussolini per la bonifica integrale. E questa propaganda è stata così forte che ancora oggi molti pensano che Mussolini abbia bonificato l'Italia, ma è stato veramente così? Proprio in quella legge del 1928, la legge Mussolini, nonostante la grande urgenza che il duce diede a quell'opera pubblica, l'intervento all'interno della legge era spalmato addirittura per durare fino agli anni 50, quindi un intervento estremamente lungo e dispendioso. 10 anni dopo il varo della legge Mussolini del 1928, degli 8 milioni di ettari che il fascismo voleva bonificare, solo 4 milioni erano stati oggetto di intervento, quindi la metà. Di questi 4 milioni però solo 2 milioni si potevano considerare completamente bonificati, un quarto dell'obiettivo della legge Mussolini. Di questi 2 milioni però 1,5 milioni furono già bonificati dai governi liberali prima che il fascismo salì al potere. Quindi di questi 8 milioni di ettari di terra che il fascismo all'interno della legge Mussolini si proponeva di bonificare, solo 500,000 alla fine in 10 anni è riuscito effettivamente a concluderlo.
Insomma, una battaglia completamente fallimentare. E, peraltro, i tre quarti di queste opere avvennero nel settentrione, sottolineando l'interesse settentrionale delle politiche economiche del fascismo. E in questo senso ho dedicato un intero video riguardo alla questione meridionale e all'epoca fascista, di quanto Mussolini fu assolutamente deleterio per risolvere la questione meridionale. Vi consiglio di andare a recuperare anche quel video. Ed ecco che, attraverso queste battaglie economiche, ridendo e scherzando, si arriva alla crisi finanziaria del 1929. Come vi avevo già accennato, l'Italia in quel periodo era appena uscita da una crisi economica, cioè quella del 26-27 dovuta alla battaglia della lira. Ed ecco che, appena uscita da una crisi economica, si ritrova dentro ad una nuova crisi finanziaria, questa volta derivante dall'economia americana. In quel periodo, ancora, l'economia italiana era molto fragile, molto dipendente dagli andamenti ciclici delle altre economie internazionali. Quindi anche l'economia italiana, seppur in maniera meno impattante, subì la crisi finanziaria del 29. E peraltro di questa crisi finanziaria ne ho già parlato in un vecchio video che vi consiglio di andare a recuperare. I problemi in quel periodo sono molteplici. Uno di questi, ad esempio, è quello che le economie internazionali cercano in maniera autonoma, senza collaborare tra di loro, nel cercare di uscire da questa crisi finanziaria. In questo senso l'Italia, ad esempio, aveva uno stretto legame tra il sistema bancario e il sistema industriale. A quel punto, una volta arrivata la crisi finanziaria, le banche furono messe estremamente sotto stress e di conseguenza ebbero un grande impatto anche sull'intero tessuto industriale. Ed è proprio in quel periodo, nel 1933, che il partito fascista, cercando di dare uno stimolo all'industria italiana ormai al collasso, istituisce l'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale. L'IRI a questo punto iniziò ad acquistare intere industrie. Si calcola che ad un certo punto l'IRI, e cioè lo Stato, riuscì a controllare addirittura il 42% delle SPA in Italia e addirittura su determinati settori aveva il controllo totale, come ad esempio quello della telefonia, della RAI, il 90% dei cantieri navali e la maggior parte dell'industria elettrica, chimica e meccanica. Insomma, aveva preso il pieno controllo dell'intera industria. Come vi ho detto, però, gli interventi economici del fascismo servivano ad accentrare il potere e infatti, attraverso l'IRI ed altre misure e leggi economiche, il concetto di concorrenza in quegli anni in Italia viene praticamente cancellato. Infatti, a quel tempo nacque un meccanismo molto particolare. Chiunque volesse aprire un nuovo impianto di produzione doveva chiedere autorizzazione al governo. Una volta ottenuta questa autorizzazione, avrebbe bloccato l'ingresso di nuovi concorrenti per legge. Peccato però che questi permessi non erano vincolanti. Infatti, alla fine della guerra, di questi 5.000 investimenti che le industrie avevano promesso che avrebbero fatto, ne furono realizzati solo 400. È evidente quindi come questo strumento fu utilizzato come barriera all'ingresso per la nascita di nuove imprese. Infatti lo sviluppo industriale in epoca fascista in realtà avvenne, ma avvenne più in maniera quantitativa che qualitativa. Nel senso che le imprese sì, producevano di più, ma non è che sviluppavano dei prodotti migliori o magari creavano qualcosa di nuovo. E quindi sostanzialmente c'era una totale asfissia allo sviluppo tecnologico industriale, che poi è una delle più grandi determinanti alla crescita economica di lungo periodo di un paese. L'IRI però era stato creato come un istituto temporaneo, in quanto aveva il compito di salvare le imprese in forte stress derivante dalla crisi finanziaria del 29 e farle rinascere per dare un nuovo sviluppo economico all'Italia. Ma l'IRI era uno strumento troppo comodo per il partito fascista e quindi nel 1937 fu reso ufficialmente un istituto permanente e non più temporaneo. Un'ulteriore cosa curiosa è che queste imprese, una volta acquistate dall'IRI, non venivano nazionalizzate, non seguivano delle logiche di diritto pubblico, ma in realtà rimanevano comunque delle società private. E quindi sostanzialmente l'IRI si comportava come un soggetto privato che acquistava una quota o la totalità dell'impresa, rimanendola comunque privata. Tutto ciò alla lunga non ebbe nulla di buono, in quanto si consolidò ulteriormente un rapporto molto forte fra industria
industria e politica, che risultò nocivo per il progresso economico del paese. L'IRI alla fine venne smantellata solo negli anni 90, dopo numerosi ed enormi inefficienze, sprechi e vari scandali politici che iniziarono dagli anni 70 e presero il culmine con Mani Pulite nel 1992. Ma ritorniamo al fascismo. Infatti, un'ulteriore conseguenza della crisi finanziaria del 1929 fu quella che le economie mondiali iniziarono un po' a chiudersi a riccio, e questo fu un evento abbastanza sfavorevole per l'economia italiana, che era molto dipendente dalle economie estere sia per quanto riguarda l'import ma anche l'export, e quindi con l'economia trasformatrice italiana iniziò un po' a soffrire. In tutto ciò, nel 1935 la Società delle Nazioni impose delle sanzioni alla mitica Italia, in quanto il mitico Mussolini decise di iniziare la propria espansione imperialista anche in Africa. L'impero verso il quale tendiamo diventi una realtà concreta nei fatti è la nostra volontà verso quegli obiettivi che ci sono indicati dai dati della geografia e dalle lezioni della storia. E quindi ci siamo beccati un bel po' di sanzioni. Ed è proprio in questo contesto che, in quel periodo, nasce l'economia autarchica fascista. Capite bene che a causa di questi due fattori, a questo punto la strada autarchica fu per il fascismo quasi una strada obbligata da prendere. E tutto ciò ebbe un impatto disastroso, appunto, per l'economia italiana. I risultati di questa scelta autarchica non sono solo quelli di un lento sviluppo economico, in quanto troppo dipendente l'economia italiana dalle materie prime estere, tra cui carbone, ferro e petrolio, ma ad esempio si avranno delle ripercussioni anche in campo bellico. Infatti non è un caso se l'Italia tentenna nell'entrare in guerra, proprio a causa della sua difficoltà di dare soddisfacenti approvvigionamenti all'esercito italiano, e inoltre i risultati piuttosto pessimi che l'esercito italiano raggiunge proprio in campo bellico derivano anche dalla situazione autarchica e quindi di indigenza praticamente economica e di materie prime. Spero che tutto questo quadro che vi sto raccontando serva per rispondere ad un'affermazione che spesso si sente dire, e cioè quello di descrivere Mussolini come uno statista, quello che ha fatto davvero risorgere l'Italia e l'ha fatta valere in campo internazionale. Come avrete intuito, in realtà a Mussolini serviva il potere per comandare, e il braccio economico veniva utilizzato soprattutto per quello, piuttosto che per fini sociali. Utilizzare l'economia e i suoi strumenti per accentrare il potere. Molti degli interventi affibbiati al fascismo in realtà derivano da politiche già adottate in epoca liberale, quindi prefascista. Invece, gli altri interventi fascisti di politica economica e sociale risultarono spesso disorganici a favore del settentrione, guidati dall'ideologia e dalla propaganda, o infine dovuti a necessità incombenti piuttosto che visioni programmatiche del paese, cosa che uno statista dovrebbe fare. E infine arriviamo proprio al periodo bellico, cioè del 39 e 45, e signori miei, anche la guerra è una scelta economica, perché comporta una struttura produttiva e sociale che è estremamente differente rispetto a un'economia di pace, e quindi anche l'entrare in guerra è una scelta economica che poi ha portato a tutti i disastri che conosciamo abbastanza bene. In realtà l'economia di guerra inizia già nel 1935 con l'invasione dell'Etiopia. Gli sforzi bellici nella seconda guerra mondiale furono molto più contenuti rispetto alle compagini internazionali, infatti si conta all'incirca un 20% del PIL italiano rivolto verso la guerra, mentre ad esempio altri paesi addirittura davano un 40-70% del PIL incentrato sull'industria bellica. Questa disparità di sforzo bellico è dovuta a diversi fattori. In primo luogo, come abbiamo già citato, quello autarchico, per cui non era così tanto capace l'Italia di generare un così grande sforzo bellico per la nazione, ma dall'altra parte anche una prospettiva
prospettiva troppo ottimista di Mussolini riguardo allo sforzo bellico necessario per poter vincere la guerra. Tutto ciò che ottenne Mussolini dalla guerra fu assolutamente disastroso, e a me sembra ancora assurdo che ci sia gente lì fuori che cerchi di togliere il periodo della guerra dal ventennio fascista per cercare di dargli un qualche tipo di maggiore autorità o dignità al ventennio fascista. In realtà, come vi ho accennato, la decisione di entrare in guerra ha avuto delle enormi implicazioni sul paese ed è assurdo non considerare quella scelta. Infatti il bilancio alla fine della guerra è assolutamente tragico. Il paese si trova spezzato in due, con i nazisti al nord e gli alleati al sud. Fu coniata addirittura anche una seconda lira, le AM lire, di conio americano, che provocarono un problema inflattivo enorme. Pensate addirittura che nel 1945 i consumi e il reddito pro capite dell'Italia furono quasi la metà di quelli raggiunti nel 1939. E tutto questo grazie alla scelta di Mussolini di entrare in guerra, alla scelta di creare un'economia autarchica e a tutti i problemi che l'Italia si è portata dietro anche a causa del fascismo. Questa è stata l'economia del fascismo, un'economia estremamente problematica e con numerose scelte disastrose. Se ci tenete a questo progetto di divulgazione economica e volete un po' dare la mano, beh, in questo momento potete farlo, in quanto grazie alla collaborazione con Kubo Unipolsai nel mese di dicembre riuscirò a portare un po' di divulgazione economica sotto forma di 3 lezioni da 2 ore ai ragazzi di scuola media. Questo progetto è totalmente online e la partecipazione è completamente gratuita. Quindi, se conoscete insegnanti di scuole medie che magari sono interessati a questo tipo di attività formativa, oppure a genitori che magari possono proporre questa attività alle classi dei loro figli, beh, basta inoltrare questo link che trovate anche in descrizione, in modo tale da supportarmi nel mio progetto di divulgazione economica ai più, e in questo caso ai più giovani. Quindi ci tengo tantissimo, mi raccomando, è gratuito, lo faccio io, ci sono un sacco di ore, gli argomenti sono assolutamente interessanti, quindi se volete dare una mano sarà sicuramente apprezzato. Detto ciò, ringrazio anche gli abbonati che mi supportano e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!